Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di lasciare un like, super grazie, e di iscrivervi al canale se questo video è stato utilissimo. In questo nuovo tutorial vi spiego come risolvere questi problemi di crash su Fortnite, risolvendo questo errore con 5 passaggi. E cominciamo prima con il primo passaggio, di andare un attimo su Epic Games, di andare nella nostra biblioteca, trovare Fortnite, oppure andare un attimo su impostazioni, scendere fino a giù su Fortnite, argomenti aggiuntivi di riga comandi, fate trattino di 3 di 12 e salvate. Va bene? Poi, come secondo passaggio, ragazzi, andiamo un attimo su questi tre puntini, gestisci. Fare una verifica dei file. Dopo aver fatto questa verifica dei file di Fortnite, c'è sempre il fatto di crashare per colpa della scheda video, quindi bisogna aggiornare i driver. Per quelli che hanno Nvidia, c'è cioè GeForce Experience, questo software che ti permette di aggiornare i nuovi driver della vostra scheda video. Invece per quelli che hanno AMD basta scaricarvi AMD Radeon. Ok? AMD Radeon. Lo troverete direttamente su Chrome di AMD. Scegliete il vostro processore, la vostra scheda grafica e vi darà quel software, ok? Che corrisponde al vostro componente. Come quarto e quinto, gli ultimi due passaggi, tre puntini, gestisci questa qui, la cartella. Una volta entrati nella cartella di Fortnite, andiamo su Fortnite Game, Binaries, Win64, scendiamo fino a giù, su Fortnite Client, mostra altre opzioni, proprietà. Compatibilità, disabilità, ottimizzazione, schermo intero e fate applica. E questo era il quarto passaggio. Ora passiamo direttamente al quinto passaggio, che sarebbe sempre nella cartella di Fortnite, sempre su Fortnite Game, Binaries, Win64, Easy Anti-Cheat e fate esegui come amministratore. Fate una riparazione. Finisci. Riguardo sempre al terzo passaggio, riguardo agli aggiornamenti dei driver, se non vi esce niente qua sopra, significa che voi avete già aggiornato la vostra scheda video, quindi dovete solamente aspettare che Nvidia oppure AMD rilasciano un altro aggiornamento. Quindi, se invece dovete fare un aggiornamento per il vostro sistema operativo, andate direttamente su Windows Update. Eccolo qui, io ho tre aggiornamenti da installare, quindi dopo lo faccio. Quindi, se voi avete degli aggiornamenti da fare, scaricateli e installateli. Quindi, ragazzi, spero tanto di esservi stato d'aiuto. Come ho detto all'inizio, se vi è stato d'aiuto il video, lasciate like, un super grazie, oppure iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!